Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in un nuovo video di Investire Consapevole. Oggi vorrei parlarvi della mia migliore criptovaluta per quanto riguarda l'anno 2023. Infatti, secondo me ce n'è solo una su cui bisogna investire e vi darò i motivi in questo video per quanto riguarda l'anno 2023, proprio perché ritengo in assoluto che questa sia la migliore in assoluto e che abbia le migliori potenzialità. Probabilmente per tutto quello che è successo e per tutto quello che verrà. Ma prima di iniziare, di scoprire qual è la mia migliore criptovaluta da acquistare per il 2023, vi ricordo come sempre che questi video non sono sponsorizzati. Quindi l'unico favore che vi chiedo per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube e per aiutarmi a far crescere il canale è quello di lasciare un bel like a questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Come sempre, ragazzi, chi vuole può supportarmi con una libera donazione PayPal con il link che trovate qui sotto in descrizione. Ma andiamo immediatamente a scoprire qual è la criptovaluta di cui sto parlando. La criptovaluta di cui sto parlando, ragazzi, è Bitcoin, ovviamente la criptovaluta più capitalizzata al mondo. E in questo video vi voglio spiegare i motivi della mia scelta per l'anno 2023, perché ritengo che Bitcoin potrebbe essere la migliore scelta che voi possiate fare nel settore delle criptovalute, così come l'ho scelta anche per me, per il mio portafoglio. Come potete vedere, attualmente il prezzo di Bitcoin nel momento in cui sto registrando è a circa 16.800 dollari e siamo vicini ai minimi storici raggiunti intorno ai 15-16.000 dollari. Io qui ho tracciato una linea di supporto che bene o male sta mantenendo a circa 15.900 dollari ed è un livello che se dovesse essere rotto, ragazzi, ci proietterebbe almeno verso i 14.000. Ma siamo ottimisti e diciamo che questo valore non sarà più ritoccato al ribasso proprio perché secondo me ci sono alcune condizioni molto interessanti da tenere presenti. Vediamo perché vi sto dicendo questo. Sicuramente Bitcoin ha il miglior profilo di rischio rendimento rispetto a qualsiasi altra delle principali criptovalute e questo la rende un ottimo candidato per un rimbalzo abbastanza sostanzioso nel 2023. Vi ricordo ragazzi che non vi sto andando a dire che Bitcoin toccherà nuovi massimi storici, ma dai 16.000, se si dovesse arrivare anche a solo a 30.000 entro quest'anno, significherebbe aver guadagnato un 100% di rendimento sulla criptovaluta, il che non è assolutamente da scartare. Se andassimo a raggiungere nuovi massimi storici, ragazzi, il rendimento sarebbe di oltre il 400%, il che stiamo parlando di rendimenti davvero stellari. Quindi io mi accontenterei anche di un 30.000 dollari come valore per la fine del 2023, arrivando quasi a un 100% di rendimento. Infatti, nel 2022 Bitcoin è stata in calo di oltre il 65%, al pari della nota azienda Facebook, ex Facebook ora Meta. Bitcoin, infatti, è diventata una criptovaluta sempre più polarizzante. Da un lato, coloro che sono ribassisti su Bitcoin prevedono che Bitcoin possa scendere ancora di un ulteriore 50% nel 2023, prima che venga raggiunto il nuovo minimo di mercato che alcuni credono essere intorno ai 10.000, se non addirittura sotto. Dall'altro canto, però, ragazzi, ci sono i rialzisti che pensano in realtà che abbiamo già toccato il minimo e il fondo per quanto riguarda il mercato orso, legato a questo halving. E che Bitcoin quindi potrebbe andare effettivamente a raddoppiare il prezzo dal minimo storico nel 2023 raggiungendo circa i 30.000 dollari. In questo momento, chiaramente, io sono dalla parte di coloro che pensano che quest'anno sarà rialzista. Bitcoin, infatti, ha semplicemente e molto banalmente il miglior profilo di rischio rendimento tra tutte le criptovalute che si possono andare a considerare. Adesso diamo uno sguardo più vicino a quello che voglio dirvi per farvi capire perché la penso in questo modo. Innanzitutto, il primo punto che volevo toccare, e questa immagine, ragazzi, che vi ho messo non è a caso, perché fa letteralmente vedere qual è la crescita di Bitcoin, ovvero una crescita esponenziale.
esponenziale. Il primo ragionamento che volevo fare quindi è legato alla cronologia di questa criptovaluta. A cosa mi voglio riferire? In termini di gestione del rischio, infatti, uno dei principali fattori a favore di Bitcoin è che ha un track record storico di rimbalzo da anni che possono essere considerati miserabili. Ed è inoltre presente sul mercato da ben 14 anni. Infatti, due giorni fa, voi vedrete il video il 5 gennaio, due giorni fa, quindi il 3 gennaio, Bitcoin ha effettivamente compiuto i suoi 14 anni di vita, il che comincia a essere una tempistica abbastanza lunga per poter dire che questo è un mercato che andrà a zero. Resistere sui mercati per 14 anni e continuare sempre a superare eventi negativi è un qualcosa da non trascurare nel momento in cui si va a fare una scelta ragionata su un asset class. Nel 2014, infatti, vi volevo raccontare, ad esempio, Bitcoin è sceso del 58% prima di riprendersi completamente nell'anno successivo, e nel 2018 si è verificato lo stesso schema con Bitcoin che è sceso del 73%. Prima di riprendersi nell'anno successivo, ovvero nel 2019. Quindi, pur riconoscendo che le performance passate non sono garanzia di performance future, esiste almeno un precedente storico, ma a questo punto direi tre precedenti storici, che ci fanno considerare il fatto che nel 2023 Bitcoin possa riprendersi dai minimi storici raggiunti. Inoltre, Bitcoin si è ripreso da almeno 5 diversi crolli del mercato ribassista nell'ultimo decennio, nel 2011. Ad esempio, Bitcoin ha subito un cosiddetto flash crash che l'ha portato a scendere da $32 a un centesimo di dollaro nel giro di pochi giorni, e simili tipi di enormi picchi di mercato si sono verificati anche nel 2015, nel 2017 e nel 2021. In altre parole, la caduta di Bitcoin da un prezzo molto alto nel 2022 non è sicuramente una novità, e anzi, vi dico di più, è sceso anche meno rispetto agli altri halving, nonostante i venti contrari macroeconomici, il che è un qualcosa di davvero incredibile e che ci fa pensare che Bitcoin sia molto più resiliente di quello che ci vogliono far pensare i ribassisti. Questo è uno dei motivi principali per cui ci sono così tanti fedeli massimalisti di Bitcoin là fuori, disposti a comprare e tenere per sempre questo asset digitale. Un altro punto, ragazzi, che volevo toccare è il cosiddetto Bitcoin halving, ovvero il dimezzamento delle reward per i miners di Bitcoin. Come potete vedere, al lancio di Bitcoin nel 2009 venivano dati 50 Bitcoin per ogni blocco risolto, e vi ricordo che ogni blocco viene risolto in media ogni 10 minuti circa. Nel 2012 questa ricompensa è scesa a 25, nel 2016 a 12,5, nel 2020 a 6,25, e tra un anno, ragazzi, quindi nel 2024, la ricompensa scenderà a 3,125 Bitcoin per ogni blocco risolto. Che cosa significa questo? Infatti, dovete sapere che è una coincidenza storica che tre dei peggiori anni dell'esistenza di Bitcoin, ovvero il 2014, il 2018 e il 2022, si siano verificati esattamente a 4 anni di distanza l'uno dall'altro. Infatti, se andiamo ad analizzare i precedenti cicli, il minimo di Bitcoin nei suoi cicli viene raggiunto sempre nello stesso momento, ovvero a 2 anni di distanza tra i due halving che lo separano. Molti analisti di mercato, infatti, ritengono che ci sia uno schema prestabilito nella performance del mercato delle criptovalute di Bitcoin, e che questo sia quindi intrinsecamente legato all'algoritmo che controlla l'offerta circolante di Bitcoin. Quando Satoshi Nakamoto, che è il creatore di Bitcoin, lo creò originariamente, mise in atto infatti un meccanismo noto come dimezzamento, che si svolge regolarmente. In caso di dimezzamento, il cosiddetto halving, la ricompensa per l'estrazione di ogni nuovo blocco di Bitcoin diminuisce esattamente della metà
ogni 4 anni. In questo momento, quindi, la ricompensa per il mining di Bitcoin è di 6,25 monete, ma nel 2024, quindi fra poco più di un anno, questa ricompensa scenderà a 3,125. Cosa significa questo? In teoria, Bitcoin dovrebbe diventare più prezioso ad ogni nuovo dimezzamento. I trader, infatti, lo anticipano questo evento. Infatti, prima del dimezzamento, iniziano ad aumentare il prezzo del Bitcoin con circa 15 mesi di anticipo se andate a fare un'analisi approfondita delle tempistiche da quando avviene l'halving, andando a ritroso di 15 mesi. Con il prossimo dimezzamento previsto circa per l'inizio del 2024, infatti, questo significa che il processo di apprezzamento per quanto riguarda il costo del singolo Bitcoin dovrebbe iniziare in questi primi mesi del 2023. In quanto a notizie, l'hedge fund di criptovalute Pantera Capital, che è molto conosciuta nel settore, ha ampiamente modellato questo fenomeno e ha concluso che Bitcoin dovrebbe salire più o meno in maniera costante per tutto il 2023, ovviamente sempre all'interno della sua volatilità che lo contraddistingue, e all'inizio del 2024 potrebbe raggiungere, secondo Pantera Capital, un livello di 36.000 dollari prima di esplodere a un prezzo di, per quanto riguarda la fine del 2024, quindi dopo l'halving, di circa 149.000 dollari. Questo vi ricordo che non è detto da me, ma detto dall'hedge fund Pantera Capital. Se davvero così dovesse essere, è giunto il momento di salire a bordo del carrozzone Bitcoin. Un altro punto che volevo toccare, ragazzi, molto molto importante, è sicuramente legato al fatto che Bitcoin ormai sta diventando un fenomeno globale. Infine, uno dei motivi per cui sono ottimista, infatti, è proprio che su Bitcoin nel 2023 c'è stata una crescente accettazione come mezzo di scambio globale, e questo non viene riportato dalle testate giornalistiche. Soltanto se seguite, con attenzione i dati che vengono pubblicati, ve ne potrete accorgere. Con il passare degli anni, Bitcoin sta diventando infatti sempre più popolare come opzione di pagamento online, e non c'è da nascondersi, dicendo che comunque l'Ucraina ha ricevuto tantissime donazioni in criptovalute proprio per aggirare le sanzioni e per rendere più veloce il trasferimento. Quindi le criptovalute, e Bitcoin in particolare, sono uno strumento di pagamento all'avanguardia che attualmente viene molto considerato. E nuovi paesi, infatti, stanno continuando ad abbracciare Bitcoin come un modo per far ripartire la loro crescita economica o migliorare la condizione economica dei propri cittadini. Infatti, a partire da El Salvador, anche a dicembre c'è stata una news, dicembre 2022, in quanto il Brasile ha emanato il cosiddetto Bitcoin Bill, che metterà in atto un quadro normativo completo su come Bitcoin dovrà essere e potrà essere utilizzato sia come mezzo di pagamento che come asset di investimento all'interno del paese. Man mano che più paesi seguiranno l'esempio del Brasile, si andrà incontro al fatto che Bitcoin diventerà sempre più prezioso di quanto non lo è tuttora. È semplice, ragazzi, questa è l'incrocio tra la domanda e l'offerta, che è una legge di mercato universale e che varrà per sempre. Quindi, in definitiva, ragazzi, sono sicuramente rialzista per quanto mi riguarda su Bitcoin nel 2023. Messi insieme tutti questi fattori, e capirai. E si capirà chiaramente che Bitcoin è la migliore criptovaluta da acquistare in questo momento. Ha una lunga esperienza di ripresa da anni molto molto scarsi e di bear market e da crolli di mercato che si sono succeduti nel corso dei suoi 14 anni di vita. Ha un forte catalizzatore in atto per apprezzarsi nel 2023 e nel 2024, ovvero l'halving. Inoltre, beneficia della crescente accettazione globale per quanto riguarda Bitcoin come mezzo di scambio e forma di pagamento.
Dato quindi che Bitcoin ha sempre guidato tradizionalmente i mercati al rialzo o al ribasso di tutto il settore delle criptovalute, se ritieni che le criptovalute stiano andando verso l'alto nel 2023, sicuramente dovresti pensare di aggiungere Bitcoin al tuo portafoglio in questo momento per approfittare dei rialzi che ci potrebbero essere nel 2023 e 2024. Detto questo, ragazzi, spero che questa mia analisi in forma abbastanza spicciola, perché non mi piace entrare troppo nel dettaglio dei numeri e fare analisi tecniche incredibilmente sofisticate. A me piace con questo canale dare dei concetti semplici da capire e che possono essere compresi anche da chi non è uno specialista del settore, ma che comunque vuole investire. Se questo video vi è piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate e condividete questo video. Inoltre, se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Io, come sempre, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!